Chi di voi le conta? Trevisani. Le contavo. Sì? Fino a 2000 le ho contate, poi ho mollato. Che è successo? No, poi mi sono stufato. Tu invece? Starò a 2005. Io a metà, 1398. A Porto faccio 1400. C'era il sì. Perché il mio primo pensiero è sti cazzi, non ho mai contato. Però scusa. Mai? No, neanche io. Neanche mai. Zero. A parte che sono il meno telecronista di tutti, no, però cioè se io ti dicessi la 711. No, zero, ci sono numeretti vicini, no, cioè stanno sul computer. Sì, però le più importanti. La verità è che ho cominciato a contarle con mio padre ed è rimasta una cosa che... Ah beh, quello è bello. Mi sono tenuto anche adesso che non c'è più, c'è il computer, tutti ti i colori. Ti dai anche i voti? No, colori. Per ogni ogni campionato c'è un colore. Tutti i marcatori, tutti i marcatori lavoro. Che ho sbagliato. Secondo lavoro. Un asterisco quelli che ho marcatori sbagliati. Cioè non è necessario essere così per fare il telecronista. Anche un filo meno. Spiega i marcatori sbagliati, perché non è che tutti sanno cosa vuol dire il marcatore. No, che magari che segna Piccinini e dica segnato Caressa. Cioè, capito? Una volta... Ma anche in ritardo? No, in ritardo no. Si mette pressione lui da solo. Mi autometto pressione. Cos'è l'incubo del telecronista, il marcatore sbagliato? Più grande errore che si possa fare? No, se ne possono fare di peggio. Quello è quello che rimane un po' più in testa, perché è il momento che poi la gente ricorda, gli highlights, lo rivedi, quindi è però una cosa che ti segna, ma si può fare molto. L'errore è utile però, cioè è utile, nel senso che l'ultima volta che ho sbagliato, è stata un Napoli-Atalanta, devi analizzare. Nel 2017 ne ho sbagliati tre. Cioè, l'ultima segnato... volta 2017, non ci credo, sono passati devi sei analizzare. Anni. Solo sbagliato tre volte, era Cristante, ho detto Toloi. Ah, a me questo è capitato. Palomino. Io due volte. Froiler. Io tutti l'ho detto, a un certo punto è la Cristante. A me mi è capitato una volta in un derby. Ci avevano cambiato la postazione, Roma-Lazio. Roma è difficile poi. No, ci avevano cambiato, cioè, io di quando ci hanno messo la postazione la più bassa, che è durata due settimane, io dopo quella partita ho telefonato e ho detto levate la postazione è bassa, quindi quando saltavano da calcio d'angolo con la postazione bassa... Molto difficile. È perché non li vedi, perché se tu li vedi dall'alto li vedi, ma se ti saltano davanti, quindi che fai? Ti concentri su alcune caratteristiche. E io in quella partita, che era d'inverno, mi pare fosse tipo il 6 gennaio, faceva freddo, mi ero concentrato sugli scarpini, colori, cose, eccetera, eccetera. Quindi mi salta uno di testa e io lo la bestia, perché era Battista. Purtroppo era Vucinic con la garza maglia nera, solo che avevo visto solo le gambe. Però in effetti hai detto gli scarpini, io faccio le domande come se non sapessi, ma anch'io sono stato uno straordinario, credo, no? Pescara? Con uno storico gol di Vieri da centrocampo. E di Messi in Coppa del Re. Ci vuole anche la fortuna. Io soprattutto. Ho fatto 3-4 partite soltanto, non esiste. La fortuna non esiste. Beh, di avere la partita, sì. Di avere la partita, di avere il bel gol, come no? Il mondiale europeo. Mica dipende da te. Non c'entra la fortuna. Se l'Italia avesse vinto gli ottavi, Ma sarebbero capitate altre occasioni nella vita, l'importante è essere preparati a cogliere. E va bene, ma ci vuole culo, certo, in tutte le cose della vita. Ma io no, io penso che la fortuna e la sfortuna siano un calcolo errato o preciso delle probabilità. Tipo il possesso palla. Tipo il possesso palla. No, possesso palla no, perché infatti statisticamente non esiste. Però scusa, se non sono gli scarpini sarà la capigliatura, immagino. Ma quei riflettori di sera, uno pelato e biondo. E un biondo sul biondo pelato. Sì. Numero. Il momento, allora gli scarpini possono essere molto utili durante il gioco, per esempio su un calcio d'angolo, i colpi di testa, cioè, è importante guardare bene chi c'è dentro l'area prima del calcio d'angolo, della punizione, quindi già limitare il campo visivo, no? E quindi provi a memorizzare quei 4-5 che stanno in area. Perché quei dettagli lì, la capigliatura, la posizione in campo, lo scarpino, il calzettone un po' abbassato, sono molto utili. Cioè, in mezzo al campo, se hai una postazione per esempio molto alta, che è sempre meglio della postazione molto bassa, però quello ti aiuta sul mucchio selvaggio in area di rigore, devi memorizzare bene quelli che stanno dentro e poi avere il colpo d'occhio e poi c'è chi fa sempre 0-0 e aspetta 40 30 secondi non sbaglia mai perché non lo dice subito, È meglio rischiare allora che poi no. Sempre meglio aspettare. E invece lui rischia sempre. Io sempre. È un giocatore però rischi, cioè se sei sicuro, dici il nome, no? Nonostante quel triplo errore Napoli-Atalanta, però non me lo so fare. Dipende, serve equilibrio. Serve equilibrio. È una roba tra di noi, perché a casa, esatto, quando entra il pallone, fanno gol. Ma esatto, quindi gli dici il marcatore dopo un però minuto. Proprio perché è una cosa vostra, immagino che la gratificazione maggiore sia invece anticipare addirittura la lettura dell'azione. Cioè, quando tu dici puoi aspettare 2 secondi, puoi prenderlo al momento, ma poi anche 3 secondi prima dire occhio quello che è libero potrebbe andare a colpire. Ti dà più soddisfazione il gol che, come dire, in cui non c'è questo dubbio, non so, un gran contropiede. Esatto. Allora, quello ti dà più gusto nel raccontare. Tipo a degli Emi. Perché non hai, ecco, non hai
la tensione di dover indovinare, capito? Invece il gol che tu puoi costruire, lo puoi far crescere nel racconto, due passaggi, un contropiede, c'è più gusto per il telecronista. Comunque è vero quello che dici un po', cioè sono cose nostre che messe insieme fanno la percezione di chi è a casa, cioè chi è a casa mette insieme tutte queste cose, sì, il fatto che il racconto è lineare, fluido ed è corretto e gli arriva questo mi piace di più, di meno, mi coinvolge di più, di meno. Poi sul dettaglio sono cose nostre, tecniche, sì, del mestiere, sì, di siamo cui parliamo tra di noi. Siamo gli incubi dei montatori, perché poi i montatori che fanno gli highlights, che vanno in onda poi ripetutamente, quando sbagliamo, devono chiamiamo, cancellare. Guarda, correggi, cambia, togli, pulisci, e quindi poi negli highlights in realtà l'errore non si vede, certo, l'errore fatto durante la telecronaca, negli highlights uno sembra l'abbia fatta bene. E no? Poi va distinta la partita fatta come abbiamo avuto la fortuna in sul momenti diversi di fare dal campo, certo, e la partita fatta da tubo, come diciamo noi, cioè da... dallo studio. Anche con una o due voci, cioè dipende, magari a voi non anche piace avere la seconda voce, preferite farla da soli. Vabbè, però siamo voce. Abituati, siamo dipende abituati ormai. Come dire, ai miei tempi, no? Cominciamo tutti facendo telecronache da soli. Poi a un certo punto, no, beh, giocando, sì, ma poi anche cominciando nelle TV locali non c'era l'idea della seconda voce. Cominciò, per esempio, cominciai con Mediaset, Fininvest, Telecapodista, si cominciò a inserire la seconda voce. All'inizio per me fu un fastidio pazzesco, perché non potevi gestire i tempi, non sapevi i tempi di intervento dell'altro, perché poi anche la seconda voce, c'è cioè seconda voce e seconda voce. C'è chi rispetta i tempi, esatto, chi è molto bravo e chi non è bravo, chi è lungo, mentre stai raccontando chi un'azione da gol, ancora non ha finito. Quindi dopo sei mesi però cambia idea. Cioè la seconda voce è un arricchimento, se è una buona seconda voce. Quindi, questa qua la differenza, se c'ha la capacità, ad esempio, di non parlare quando sta partendo il calcio d'angolo, di finire i discorsi prima e di dirsi qualcosa bravo, che a casa non vedono, perché si dice sì, ha crossato quello, ha colpito quell'altro. Se bravo, arricchisce. E serve, esatto, l'affinità di coppia a 100, perché immagino dopo 20 anni a lavorare sempre con lo stesso. Cioè, dai, tu sei l'aiuto, mai... Se ti trovi bene, perché 20 anni no, con cioè, uno col quale non ti trovi. Io sono assolutamente per le due voci, mi trovo benissimo con le due voci. A proposito della fortuna, hai trovato Beppe? Beh, ma che quella che fortuna, ho scelto io Beppe. Quella non è fortuna, sono andato io a prenderlo Beppe. Metti che non gli andava. C'erano altri candidati. Non era fortuna, avrei preso un altro che aveva le stesse caratteristiche di Beppe. C'erano altri candidati in quel periodo lì? O no? No, noi il giorno in cui ha smesso Beppe di giocare, ha fatto la conferenza stampa, io ho chiamato Arrigoni, che allora era direttore, e gli ho detto, andiamo a prendere Beppe? Perché noi parlavamo con Beppe, essendo tutti e due non proprio loquacissimi quando c'erano le trasferte, parlavamo solo io e lui, tipo nei pullman quando ci incontravamo, e parlavamo di calcio internazionale. E io ho capito che lui era molto asciutto nei giudizi e secondo me era perfetto per una telecronaca, quindi. E quindi andammo a fare una prova e dopo mezz'ora che facevo telecronaca con Beppe ci fermammo e gli dissi, guarda, tranquillo, questo è mestiere tuo. Sembri nato per fare questa cosa, cioè è una cosa. Sì, che poi allora era un mestiere ancora in divenire. L'ha cambiato Beppe. Obiettivamente, Beppe, come tipo di preparazione rispetto alle seconde voci che c'erano allora, ha cambiato il mestiere. Sì, sì. Non ho capito se eri sarcastico quando dicevi non siamo due loquacissimi. Tu non sei. No, io nelle trasferte non ero tanto loquace. Sei perché sei più. Non eri? Sì. No, non sono ancora. Cioè, siamo io e Beppe ormai siamo una coppia di fatto. Quindi quando andiamo nelle trasferte, lui lo sa, generalmente siamo io e lui. Cioè ogni tanto veniamo a cena, una volta veniamo a cena tutti insieme, ma se no siamo io e lui, ci muoviamo io e lui. Fabio è molto più loquace in onda che fuori onda. Ah, sì. No? Sì, è vero. Sì. Però tu dicevi giustamente, il mio focus principale non è la telecronaca, cioè tu sei riconosciuto soprattutto ad esempio perché sei il re del calciomercato, abbiamo conduttori, opinionisti, editorialisti, inviati. La telecronaca, cioè tra i posti del vostro cuore, in che posizione sta? Cioè rispetto a quando conducevi, primo per te, sì. Per te invece, Calle? È difficile, però ancora un po' di più di tutto. Cioè, cos'è che ti dà la telecronaca che invece la conduzione magari non riesce a dare? L'emozione del momento. Esatto, il fatto che tu sei lì e tu devi e puoi, grande lusso, trasferire l'emozione del momento a tutti quelli che ti seguono, oltre al fatto che fai una cosa che è forse ancora più oggi rispetto a quando ho cominciato io e rispetto a quando hanno cominciato loro, vorrebbero fare in tantissimi. Perché comunque è una cosa che tu, quando parli con i ragazzi, anche giovani... la fanno in tantissimi adesso. Adesso siamo, sì. Rispetto a quando adesso sì. Noi siamo...
Te piace più lo scoop da dare di mercato? Sì. Sì. L'adrenalina della notizia, sì. Non me lo dire. Ma non la considero al primo posto perché non sono bravo come loro. Se fossi bravo come loro e quindi fossi riconosciuto il re delle cronisti, sarebbe... Però perché non ci hai puntato così tanto? No, no, perché sicuramente loro sono molto più bravi di me. Io anch'io ho fatto tantissime telecronache, ma non era la mia qualità principale. Però dicevi sempre il marcatore subito. Però non sbagliati anche. Però lui faceva anche le classifiche degli altri, cioè, capito? Lui da paraculo andava a guardare, poi dopo tutte le partite, quello ha sbagliato, quello ha detto così, quello... Sì, lui è malato, eh. Malato. No, detto questo, per noi tutti, diciamo, la telecronaca è quella che ti dà l'emozione, l'adrenalina, no? dell'evento a caldo. Detto questo, in alcune partite mi sono annoiato a morte, mentre in alcune conduzioni e tempi di controcampo mi sono divertito moltissimo. Quindi dipende molto anche dal tipo. Cioè, diciamo, in linea di massima, telecronaca è quel brividino, lo stadio pieno, no? Per chi è appassionato di calcio, insomma, appena entri già senti il fermento quando c'è la Champions, il grande evento. Però ci sono delle partite in cui guardo ogni tre minuti il cronometro. Io sai quale cosa che vedo. Mentre alcune conduzioni sono diventate... In cui vedo la differenza per me rispetto a una trasmissione, non facendo il conduttore, quindi non lo so, ho fatto il co-condotto Mondo Gol insieme a lui. Non ancora. Di fatto conduceva lui. Sì, ma non è una cosa che sento mia, non mi sento. Quando vedo lui, dico proprio, cioè io non ce l'ho. Lui c'ha proprio una capacità di fare lo stesso palla in studio, io non ce l'ho. Gavi, io non ho. E, ma anche a calcio 5 la telecronaca, io regista e tu bomber, no? Sì, esatto. Bomber. Spero che in trasmissione sia meglio che a calcio 5. Difficile se è calcio 5. No, scherzi a parte, la telecronaca c'ha di bello che non sai mai come è stato i cioccolatini di Forrest Gump, non sai mai quello che capita, se possono spegnere le luci, è tutto un evento in divenire. La trasmissione c'ha una scaletta, c'ha l'interruzione, c'ha gli imprevisti, però. Sì, anche in trasmissione a volte. Certo, può capitare la bottiglia d'acqua dei mucchini, sgarbi, succedere cose. Però, diciamo che la telecronaca è veramente incredibile. Poi pure io una volta ho fatto un Levante Murcia alle 22 di Liga Spagnola, non hanno mai, ma mai calciato verso la porta, non dentro lo specchio, mai. C'era Storari in porta, poverino, che si è addormentato appressamente, le cronache a un certo punto c'era proprio l'occhio che mi andava giù. È dura, quindi lunga la partita, quando è così. Però combinare le due cose è un altro grande lusso, cioè comunque poter variare, anche perché comunque prepari la partita e quando prepari la partita, almeno per quello che riguarda me, comunque è un'attenzione al dettaglio che ti aiuta tantissimo, e mentre quando conduci il programma, come sai bene anche tu, comunque devi avere una visione di insieme, quindi questo poi ti aiuta a provare a fare meglio entrambe le cose. Certo. E a variare, tempi, no? I tempi. A variare i tempi. Ah, ecco. Andare a raccontare quello che succede dietro le quinte, prima e dopo le partite, in Champions, quando abbiamo fatto la fortuna e il privilegio di essere inviato ai mondiali, agli europei, alle finali, eccetera. Portare le persone con te, le persone che non possono venire, tu le porti e gli fai vivere quell'atmosfera, quello secondo me... Anche perché qualche contatto tu ce l'hai, anche per le interviste. Dico, più che condurre mi piace molto di più quando vado fuori a fare anche la parte dell'inviato oltre che del telecronista, piuttosto che la conduzione della trasmissione. Cioè, se piace stare fuori. Calle si è già riferito un paio di... A proposito, Callegari e Calle, Trevisani e Trevi, Piccinini e Picci, Gianluca e Giallo, Odima. Io sono Fabio Caruso. Che assist ho servito. Mi mancava la pistola 007 perché... Io sono un paio di volte ha fatto riferimento a come arrivi a casa, no? Alle emozioni che trasferisci. Cioè, la domanda quindi successiva è: la qualità principale del bravo, del grande telecronista è quella, cioè a che fare con l'empatia? Per me è appassionare, coinvolgere senza disturbare, che è un equilibrio molto difficile. Secondo me, da telespettatore, per me è molto importante appunto non il dettaglio, cioè non il momento in cui gridi gol, non i 30 secondi di presentazione, cioè è importante il gioco, capito? Cioè non mi devi annoiare durante il gioco, quindi il ritmo, il tono, il pathos che riesci a trasferire senza enfasi, cioè semplicemente con il tono di voce, no? Per dare un tono vivo. Quello secondo me è importante perché è la cosa che accompagna i 90 minuti. Il momento, il piccolo errore, l'esultanza, ci può stare. Però è importante per me, per non farmi togliere l'audio, è che sia piacevole il tono, che sia vivace, senza essere enfatico. Cioè, trovare il compromesso tra ritmo, pathos e cronaca. Cioè, avere un equilibrio che secondo me è la cosa più difficile, perché non è una cosa che puoi insegnare questa qua. È difficile, devi averlo un po' innata. Infatti a chi volesse provare,
provi a mettersi davanti a un televisore, a provare a fare una telecronaca per capire anche se riesci a raccontare quello che vedi in tempo reale e come viene fuori, cioè se hai i tempi giusti. Questa cosa deve essere un po' naturale, noi tutti abbiamo provato da bambini e ti deve venire. Cioè, telecronista non è una roba... Sì, lo puoi perfezionare poi la tecnica, se uno ti dà i consigli giusti, puoi eliminare certi errori. Però quella cosa lì, del racconto del gioco, di Tizio Passaccaio, nel momento giusto, scandire i nomi, nel momento... questo è difficile, devi averlo un po' innato. Si nasce, si e perde. E questo, secondo me, è quello che ti fa apprezzare i 90 minuti. All'inizio, per esempio, io quando facevo la telecronaca del Napoli, in C, e mi erano quasi radiocronache, tant'è che un giorno Giovanni Bruno diceva, mi ha fatto venire mal di testa ieri, cioè perché hai lasciato parlare poco le immagini. È una mitragliatrice. Certo. E lì mi sono quello reso conto, risentendomi, che perché io avevo cominciato a fare radio. Facevo radio a livello locale, anche tu hai fatto radio. E allora lì ho capito che forse perché era a casa, questa mitragliatrice, questa raffica... Però è un grande vantaggio, perché se tu parti dalla radio e vai in televisione, puoi frenare. Se parti dalla televisione e devi andare in radio, dopo, una volta che hai preso un ritmo, è più difficile metterti in un radio. Se c'hai quattro cilindri, diventano otto. Se ce n'hai otto, li puoi ridurre. Puoi frenare. Ed è una cosa che è molto... Scalare le marce è più facile. Poi devi riuscire a farlo, perché la pratica, l'abitudine ti portano ad avere voglia di montargli sopra, invece se gli monti sopra diventa brutto. Che poi stiamo parlando di fare telecronache oggi, ma fare telecronache oggi è diverso da come era farle 15-20 anni fa, e a maggior ragione di come sarà farle tra 5-10 anni. O è sempre lo stesso mestiere, Fabio? No, sicuramente diverso per alcuni motivi logici. Cioè, il primo è l'acquisizione di informazioni. Adesso acquisire informazioni rispetto a prima, ma quando abbiamo cominciato Sandro, poi che Sandro ha cominciato ancora prima, 78 non esagero, però no, però telecronache per esempio era molto difficile preparare 87-88, ricordo che sei andato tu, hai iniziato a lavorare con Mediaset, sì. E io ho iniziato a fare le radiocronache 87-88, lui Massimo Maranella mi hanno insegnato come ci si preparava per fare una partita. Si andava, cioè, se dovevi fare una partita di calcio inglese o calcio tedesco, poi a Telepiù avevamo la fortuna che c'era un archivio grandissimo che ti metteva i pezzi di giornale, giocatore per giocatore, prendendo dal kicker, ma se no si andava all'edicola della stazione, si comprava 4-4-2, Veneto, kicker, eccetera, e riviste straniere, e ti preparavi. Su e ti rivolgevi a telespettatori molto meno preparati di quelli di oggi. Questo è però certo. Questo è stata, come dire, l'intuizione, cioè bisogna prepararci ad un pubblico diverso, perché al tempo non aveva la gente non aveva questa esigenza, ma oggi invece sì, oggi se sbagli anche la pronuncia di un nome o una notizia su un giocatore, ti arrivano 200 messaggi in tempo reale. Io ricordo sempre questo aneddoto che di Nando Martellini, che andò in pensione in Rai e venne subito preso a Mediaset, per la nostra gioia, diciamo così, non proprio felicissimi, perché c'erano poche telecronache al tempo. E Nando, a un certo punto, persona squisita, che entrò in punta di piedi, dicendo come prima cosa, ragazzi, tranquilli, ragazzi, eravamo io e Longhi, non è che fossimo 20 persone, tranquilli, io faccio un anno o due e poi vi lascio campo libero. Comunque, arriva un giorno in redazione, mi vede che sto preparando una partita, mi dice, Sandro, che stai facendo? Beh, preparo la prossima telecronaca. In che senso? Sto preparando sulla formazione straniera, non so, sul Barcellona. E perché? Così mi prendo notizie sui giocatori. Guarda, lascia stare, queste cose qui non servono, la gente non sa niente. Si va in postazione con quello che si sa. E io rimasi un po' gelato, come dire, sono tre giorni che sto preparando questa cosa. Tempo perso. Si va in postazione con quello che si sa, fidati. E quindi lì... Invece sono stato, secondo me, bravo a tener duro, perché io ho continuato a prepararlo nello stesso modo, anzi peggio poi nel tempo, perché avevi più notizie. Però penso che fosse una forma di rispetto per il pubblico, e poi mi sentivo io più sicuro nel sapere più cose, senza doverle dire a tutte cose. E non prima tutte. Perché se ce l'hai, quanto puoi usare? Lo 0,1%. Io ho fatto un conto che più o meno 0,1% dell'archivio. Però se ti serve, se dipende dalla partita. Al ginocchio, devi sapere. Entra uno dalla panchina, devi sapere. Quello devi sapere. È stata una partita manifesto di questa cosa, che è stata a Barcellona Real Madrid con Lippi dopo che aveva vinto il mondiale. Era il mio primo classico sul posto ed era con Lippi, quindi un livello di tensione totale. E avevo preparato tipo 400 quelli che sarebbero oggi gli opta fax, e l'ho ridotti a 90, per dire così, almeno questi li dicono, ho detto 6. Certo. 6, certo. Di 400 che ne avevo, e poi 90, ho detto 6. Giusto. Ma infatti il discorso anche... per davvero.
E se non c'è occasione. E tu hai detto Vucinic, tra l'altro. Con la cazza maglia. No, il discorso degli errori anche all'inizio, secondo me, e poi al di là del fatto che ti dia fastidio o meno, no? Però molto dipende da quanto sei arrivato preparato e penso che noi certo. Facciamo tutti il massimo per arrivare più preparati possibile, no? Quindi poi se uno sa che ha fatto tutto il possibile, poi se l'errore c'è può capitare, quindi è chiaro che ti dà fastidio, però se invece sottovaluti la partita, che può capitare anche a telecronista, allora dopo... Siccome l'errore è più facile che arrivi, allora certo. Dopo lì ti dà più fastidio e ti rimane di più. Poi c'è un altro aspetto, il decibel, cioè se urli di più per una squadra, per un'altra, però entriamo in un campo. Questo però poi... è internet. Internet ci ha dato mille social, notizie in più sì. Ed è stato bellissimo per fare questo lavoro, ma ci ha se urli ha di trovato... più per una squadra, sei tifoso di quella, ma basta... Ci ha messo una soluzione. Sfregarsene. Sti cazzi sempre esatto, la soluzione. Come leggete Twitter, Instagram, dopo niente. Cioè io leggo ormai ci sei no io non leggo niente cioè non leggo un commento una cosa cioè vedo se io dico sempre vedo se piove grandina c'è temporale o c'è diluvio cioè sono cioè, mille vedo che scrivono se... la stessa cosa vuol dire allora può essere che un errore l'hai fatto . Ma se no tanto alla fine di una partita se è una partita tesa che finisce tipo al 90esimo sì. Tu sai già che certo. Quelli che hanno perso se certo. Non se la posso prendere con i loro giocatori con l'arbitro sì, non devi sapere quello che succede. Anzi, se l'importante... sarà abbiamo due tifoserie vuol dire che sei stato equilibrato. L'importante cioè. è non farsi condizionare alla volta successiva. Perché quello può essere un pericolo. Se ti lascia una ferita, un commento, diciamo, di due giorni di insulti, tu la volta dopo che fai la stessa squadra rischi di essere condizionato. Questo è un errore che... Sì. Però bisogna avere, come dire, un po' di pelle dura da questo punto di vista, perché ci devi passare, devi soffrirci, poi devi superarlo, devi capire che non conta niente, non devi conta niente che... fino a un certo punto, perché poi ci sono invece, come dire, direttori, tra virgolette, che, come dire, si fanno condizionare loro dai commenti e magari vengono da te a dirti, ma... Invece di valutare da solo, se tu sei un direttore dovresti essere in grado. C'è anche il portafortuna e portasfortuna, che è un altro tema. Eh no, ci succede. Società che dicono, ma quando vieni tu non vinci, quando viene quell'altro perdi, così. Ma degli addetti ai lavori, non dei tifosi. Cioè dei presidenti, dei direttori, degli allenatori, succede. No, sui commenti io dico che sono arrivato, come dice Sandro, inevitabilmente passando da una fase in cui li assorbi un po' di più a un'altra in cui... Non li consideri anche perché devi considerare il periodo medio-lungo. Allora, sul medio-lungo vale preparazione, serietà. Bravissimo. Se tu ti incominci a pensare di poter fare il bilancino sulla partita per rintuzzare il breve periodo, il disastro fa. È come se tu, quando c'è una shitstorming classica dopo le partite, abbiamo vissuto tutti. Certo. Se tu dici una parola è peggio. Sì, se stai zitto e non ti muovi, in 48 ore è passata, c'è la partita dopo. D'accordissimo, però scusami, volevo dire che sono arrivato anche a questa valutazione partendo dal presupposto che abbiamo fatto un percorso talmente lungo di impegno, studio, esperienza, che non possiamo permettere di essere influenzati da persone che... Certo. Non hanno neanche la comprensione di tutto quello che abbiamo fatto per arrivare a questo punto. E poi punto. Sono tifosi per definizione. E sono tifosi. Ma soprattutto non hanno proprio la parte strumentale per andare a fare una votazione. Ieri sera una persona mi ha nominato in un ristorante. Ciao, sono Riccardo, piacere. Sono contento che stasera ho incontrato Callegari e adesso ho incontrato te. Così ho incontrato sia il milanista che l'interista. No, l'esperienza è un elemento sicuramente perché chiave. Perché lui è tifoso, quindi già vi ha catalogato. Lui, capito, completamente. Ci sono sicuramente tante cose che conquisti e guadagni con il passare del tempo e con l'età e magari, questo me lo direte voi, altre che perdi. Dai, quando hai nei 20, 30, 40, 50, che non so se è il riflesso, il colpo d'occhio, oppure sono cose... Pizzico di entusiasmo. Sì. Sicuramente nel mio caso, cioè dopo tanti anni non è la stessa cosa rispetto a quando hai 25 anni, capito? Cioè, non può essere, secondo me è giusto che non sia la stessa cosa. Ma sono più le cose che guadagni o quelle che perdi? Quelle che guadagni. Quello che guadagni, sono d'accordo. Sì, anche secondo me. E beh, perché padroneggi di più l'evento. Cioè, quel pizzico di entusiasmo che perdi è giusto che tu lo perda in favore di una maggior maturità che ti permette di padroneggiare meglio e di avere più equilibrio nelle situazioni in cui rischi di perderlo, perché nella telecronaca l'equilibrio è fondamentale, ma non l'equilibrio nel dire ha giocato bene quello o quell'altro, nella gestione dell'evento, devi essere
superiore, non ti devi far coinvolgere fino a, mentre a 20 anni, a 25 anni ti fai coinvolgere, e a volte è troppo. Sì, anche perché si sbaglia il tono, si sbaglia il decibel. Capisci di più le parole che stai dicendo, che come influenzeranno la tua audience. Io c'ho una cosa che entusiasmo motivato, come direbbe Sorrentino. Certo. Che so già cosa sta dicendo Riccardo. Che purtroppo, no, e purtroppo c'è una parola tecnica, visto che Fabio ha detto prima giustamente sti cazzi dei follower, chi se ne frega, ha ragione. Non dicevo, poi no, adesso ricominciamo. No, sti cazzi del giudizio, cioè, se ne deve fregare, andare avanti. Nel senso che è giusto che loro abbiano un giudizio, non puoi piacere a tutti, e però se tu sei convinto del lavoro che stai facendo, sul medio-lungo periodo, non è che ho detto sti cazzi. No, ma dicevo, hai detto sti cazzi, voglio dire rincoglionimento, che era una specie di parolaccia, perché io mi rendo conto che succedono delle cose, perché una Juventus-Lazio segna Bremer, io dico Juventus in vantaggio, poi c'è la revisione del VAR, vanno a centrocampo, il gol è buono, 1-0 per la Lazio. E non me ne sono accorto che hai detto 1-0 per la Lazio. Però l'apsus che puoi fare anche a 18 ma anni. Ma me ne devo accorgere. A 25 anni me ne sarei accorto. A 43 non me ne sono accorto. Per me non è questione di età. Gli avevo detto in onda. No, questa non è questione di età. Per me no. Secondo me no. Io vi assicuro che oggi, dopo 20 anni facendo le cronache, mi rendo proprio conto che rispetto a quello che era quando ero giovane... No, anche quando correvi di più a calcetto, e adesso a calcetto ancora più un gioco proprio più. Però cioè, come fai girare la palla adesso? Cose. 40 no, anni. Ma il discorso è... Ci sono delle cose indietro clamorose, cioè passati gli anni proprio ci sono dei colpi indietro che uno ha. Anche vedere il giocatore, riconoscerlo, è più difficile magari. Cioè, cala un po' la vista. No? Cioè, è un po' complicato. Non lo so, io faccio delle operazioni tipo... È normale che il riflesso magari sia leggermente più lento. Però, secondo me, per esempio, quel riflesso più lento mi dà un tempo di pensiero in più rispetto a quando ero ragazzino, che mi aiuta certo. piuttosto che cioè una cosa più so carina, sfruttarlo ma sono molte di più una cosa più carina, una cosa più ponderata rispetto a, capito? Perché io credo che nella vita si cambia e bisogna cambiare perché il mondo intorno a noi cambia, però bisogna sempre cambiare cercando di sfruttare quello che tu hai per migliorarti, quindi se hai quella frazione di secondo che c'hai magari di ritardo rispetto a prima la utilizzi dicendo magari meno scempiaggini di quante potevi dire qualche anno prima. Perché l'istinto, come dire, giovanile non è detto che sia un grande pregio in telecronaca, ripeto, perché è più importante il controllo. Il controllo è... perché è un controllo anche del tono. E spesso è il tono di voce che infastidisce, se è troppo alto o troppo basso, a seconda delle situazioni. Quello però... lo acquisisci veramente a forza di farle, perché a un certo punto ti viene naturale non urlare come un pazzo come potevo fare io per Varese e Milan per campionato. Non ma va bene. Tu ti risenti e poi ogni tanto ti capita di adesso dire. Qualche volta, a volte, sì, però non sono un maniaco. All'inizio sì, molto me li sentivo. Voi vi risentite? Sì, ancora sì, ma aiuta sempre secondo me, almeno... Io mi addormento con la partita su Infinity in sottofondo. L'ho detto che è malato. Perché si scarica l'iPad. No, perché... Questo è onanismo però. No, perché... palese onanismo. Tutti quei piccoli errori che fai, se li risenti, riesci a evitare di farli. Stavo scherzando, sono d'accordo. Se non li rifai, se non io li risenti, se una partita è andata bene, secondo me, non la risento. Perché lo capisci. Bravo. Se una partita è andata male, la risento. Per esempio Italia-Austria degli europei, perché ci sono stati 20 minuti che non beccavo un giocatore e dovevo riuscire a capire perché era successa quella roba lì, infatti poi risentendo l'ho capita. E perché? Beh, allora, puoi dirlo? Sì, certo. Sì, perché è stato oggetto di analisi. Allora... io diciamo che è stato un pizzico di presunzione, nel senso che tu fai Italia-Austria, guardi la formazione e dici, vabbè, gli italiani, ok. Gli austriaci, ti prepari, ma diciamo che sulla riconoscibilità li hai visti giocare tutti, uno giocava Bayern di Monaco, cioè li sai, li conosci, no? Quindi vai così. Poi ti piazzano due plexiglass per il Covid, uno davanti all'altro, e quindi vedi il riflesso della luce e i giocatori doppi. Wembley. E i giocatori doppi. Poi parliamo delle postazioni. E non ne becchi uno. Perché? Perché io non avevo fatto a memoria, come faccio sempre, numero giocatore e non avevo considerato che i numeri degli europei sono diversi da quelli del campionato. Ma quindi pensi di averla sottovalutata? Scusa, se... No, vai, conduttore. Mi viene l'indole, non va bene, non va bene, chiedo scusa. Avevo sottovalutato questo aspetto della poesia a memoria, di fare queste cose così. E quindi dalla partita dopo, io la prima cosa che ho fatto di preparazione della partita è stata la filastrocca. E a quel punto il vetro c'era o non c'era, perché il doppio plexiglass è bruttissimo, come dico. La postazione è una cosa terrificante. Quella di Wembley e bassa. Ho avuto la semifinale.
in realtà io mi risento perché a volte, cioè, diciamo, nella maggior parte delle situazioni, ma è sempre stato così anche quando commentavo altri sport, mentre la faccio mi sembra di avere poca soddisfazione. Poi dopo voglio avere la conferma se ho avuto veramente dei momenti in cui non sono stato al meglio. Oppure le partite appena finito, ammazza che schifo ho fatto. No, quello non sempre, voce, però qualche dubbio rimane. Comunque non devi scusarti perché le parti più belle dei programmi sono quelle in cui il moderatore sparisce. Cioè, esatto, il moderatore c'è Mbappé Real Madrid. Cioè lascia... C'è Mbappé Real Madrid e quindi... Sì? No, stavo pensando che nessuno di loro però ha fatto Tunisia e Arabia Saudita come telecamera. Al mondiale? Al 2006? Tutti i nomi, Al-Qual, tutti questi nomi qua. Però cioè... se lo sbagli nessuno si ricorda. Arabia Saudita abbiamo fatto. Io ho fatto Israele e Spezia senza avere le formazioni. Anzi, più bello ancora, chiedo... C'erano i primi produttori. Svensson, Anderson, Svensson. Gli israeliani, io ne conoscevo uno, Rosenthal giocava. Esatto. Grande. Parlo col produttore di Tele Più di allora, oh mi raccomando, arriva il la foglio. Formazione, il foglio. Non ti preoccupare, non arriva il foglio, arriva la grafica, giusto? Ma sei sicuro? Sì, 10 minuti prima della partita, ma sei sicuro? Oh, ti ho detto di sì anche un po'. Ti ho detto di sì, e finalmente a 2 minuti dall'inizio della partita, che noi, grafica. Sai che... mettevamo lo still su in regia, mettevamo lo still, registravano, cioè, sì. E poi ti portavano giù la formazione scritta a mano, no? In cirillico. Questo era il vero in ebraico. La formazione in ebraico, quindi con tutte le stanghette. Quindi ho iniziato una serie di improperi contro il produttore. E niente, siamo andati a braccio così. Era l'incubo degli anni '80 le formazioni. Non arrivavano mai. Perché anche 90, poi i numeri che cambiavano. No, cioè, non c'era internet. Non c'era internet, capisci? Piccolo dettaglio. Sì, sì, certo. Non c'erano le grafiche. C'era il telecapodista non arriva a niente. Sì, sono Borussia Dortmund, Stoccarda. E soprattutto, non si riusciva a trovare la formazione. Ecco, i ragazzi che ci seguono non possono ricordare che al tempo non c'erano i numeri fissi per i giocatori. Esatto. A inizio stagione. Nemmeno i nomi dietro. Il numero 9 era diverso tutte le partite. Un disagio. Quello era il vero dramma. Ringrazierò sempre quello che in Bundesliga ha inventato, che lo speaker diceva il nome. I nomi ci hanno aiutato molto. E gli altri facevano lo stadio diceva il cognome, era bellissimo. Hai imparato anche Dreisenthier, Sieben, a volte lo speaker aiutava quando non arrivavano le formazioni. Danke lo speaker è importante. Allora, mozione Piccinini che ha detto parliamo un po' delle postazioni. Mamma io mia. L'unico che mi viene in mente sì, è Menti col palo. Ci fermiamo un attimo perché ho bevuto mezzo litro d'acqua. No, allora mentre andiamo avanti noi sì. Sì, sì, perché vorrei chiedervi se bisogni vi è... fanno parte. Se vi è mai capitato questo in telecronaca una volta a Cagliari. Questo va gestito. Uno fa parte della preparazione. Fa parte della preparazione. Tu devi andare in bagno prima, sapere se reggi, quanto reggi, quindi, quanto bere. Adesso non c'è chiarezza. Totalmente impreparato questa trasmissione. Cioè, doveva andare prima in bagno. Sottovalutato, perché sottovalutato. Non essendo un impegno, poi, diciamo, classico, freddo, professionale. Io una cosa, ma poi aspetti. Manco mezzo litro, ha bevuto pure Sandra, ha bevuto pure Carlo. No, ma perché non abbiamo il pregresso. C'è freddo, no? Freddo incide? Sì. Certo. Ma incide dai. L'alimentazione? Freddo incide. È una cosa che va gestita però. Può la anche voce, capitare. Ti capita pure essere senza voce. Però tu magari puoi fare il calcolo su 45 minuti, poi vado all'intervallo, ma magari non ti sposta l'intervallo non riesci ad andare. Non sempre, non riesci ad andare. I supplementari? All'intervallo vanno tutti, il bagno c'è fila e non riesci. Quindi hai paura che non torna in tempo? Al primo o al novantesimo? E devi riuscire a reggere 90 minuti, che adesso quando cominci a 25 anni è facile, quando ce n'hai magari adesso infatti, qualcuno in più. Ci vuole esperienza. C'hai proprio quelle 2 ore tra una cosa e l'altra e devi essere bravo a non bere troppo durante la partita. Prima regola. E invece io tendo a bere molto perché mi si secca la gola. E quindi devi essere buono nel mangiare. Dei piccoli Sandro trucchi. Nel mangiare, per esempio, è un vate anche in quello. Si mangia prima della telecronaca, no? Devo prendere la medicina. No, ognuno ha le proprie abitudini. Io, per esempio, la sera prima non vado mai a cena fuori al ristorante perché è una cosa che rischio di bere un po' di più, mi distrae, mi fa fare comunque tardi, dopo non prendo sonno subito. Per esempio, la cena, la sera prima io l'ho abolita, ma ci sono... colleghi che vanno tranquillamente a cena anche a pranzo il giorno della partita e non ne risentono. No, non ne risentono. Dipende. Dicono loro e non ne risentono, secondo me. Però ognuno deve... Io me ne accorgo che se fai la partita la sera. Ognuno deve calibrare sulle proprie esigenze, capito? Quindi non c'è una regola che vale per tutti. Mozione Caressa. Parliamo della vera cosa importante che vede un telecronista quando arriva in postazione.
dov'è il bagno? Stavo dicendo questo. Fa parte della preparazione, certo. Devi valutare. Ma lui dice che non ce la fa nell'intervallo. Peggiori io sì ogni tanto. Dipende. Quanto dipende di fascia? Come fai? Io ce la faccio. Beh, vai e fai. Grazie, scusi, certo. Grazie, scusi, grazie. Vai a Dortmund, quindi gli frega sai che sei però, Caligari. Però ma io, in Italia ma è difficile che trovi quello che ti dice. Se vai in Inghilterra, loro stanno tutti in fila. Tu passi e nessuno c'ha il coraggio di dirti niente. In genere che no, non capiscono neanche quello che stai facendo. Immaginano che tu sia uno che deve andare lì a fare delle cose. Mediamente ci sono stati di ultramoderni che di bagni ne hanno 300, quindi sì. Si riesce, però dipende. Peggiori, e non in tutti gli stadi. Peggiori bagni degli stadi. No, c'era il dramma di Napoli. Napoli c'era, c'era un dramma una volta. Perché non c'era il bagno nella tribuna stampa. Entriamo in questi dettagli. Scale, con quell'ascensore. O le scale dalla tribuna stampa. Ho fatto Cagliari-Roma a finita del vecchio. Cagliari-Roma 5-1 a finita del vecchio. Perché io al 90esimo ho lanciato le cuffie e sono andato in bagno. Certo. Ma cioè, non è mai successo in tanti anni di carriera. Perugia-Juventus. Quale? Diluvio. Quella del diluvio. Non è vero. Bottiglia-Sandro Ciotti. Sì. Io anche Bottiglia. Bottiglia della Coca-Cola tagliata a metà, una per me e una per Beppe. Ma giuro, Beppe, quelle da un litro e mezzo. Terminabile. 80 minuti in più. Ho fatto tre ore sopra, sì. ero praticamente 3 ore e 10 impostazione. Poi che fai? 3 ore e 10 impostazione, che se hai un minimo stipolo, diluvia, quindi non aiuta. E più parli 3 ore, bevi. Sì, e quindi, cioè, era finita. E a Perugia, allora, il bagno, dovevi uscire dalla tribuna, scendere e i bagni erano giù sotto la tribuna, quindi devi fare 3 piani di scale. Impossibile. Gli stati italiani, diciamo che da questo punto di vista, ma non solo da questo punto di vista, sono abbastanza disastrosi. Diciamo. Questa non è una novità, insomma, no. Però sono veramente a cominciare Napoli, dalle postazioni spesso. Napoli, prima che lo rifacessero adesso, bisognava prendere l'ascensore, non si beveva due ore. Anche perché l'ascensore non bevi caffè. Una volta sì, una volta no, si bloccava. Lento, si bloccava. A me non ero chiuso a Perugia, io ho preso pure l'acqua, oltre a tutto pure, il resto. Pure. No, sì. Io non ero chiuso, c'era Trabattello. Cioè, però stavo a Trabattello, ma non prevedevo. Però diciamo, meglio stare in generale. È che gli stadi sono veramente disastrosi e soprattutto le televisioni non vengono considerate con le esigenze di una TV, dei telecronisti, dei radiocronisti, cioè, perché le postazioni sono veramente catastrofiche. Come posizione dici? Piccionaia? Anche come posizione. Per esempio il Torino, a volte la Juventus, a volte in mezzo ai tifosi anche, Sandro. In mezzo di certo. La Juventus è uno stadio nuovo, giusto, rifatto. Eppure le postazioni dei telecronisti, come Fabio ben sapeva, a volte eravamo vicini, sono all'ultimo tu livello. Tu in realtà hanno messo più coperte, ero io che ero sì, vicino. Sì, ma eravamo all'ultima fila. Mentre in prima fila, cioè 30 metri più sotto, quindi più vicino al campo, c'erano quelli della carta stampata. Ma perché? La TV che ha un'esigenza, diciamo così, di raccontare al volo, è importante la postazione, è all'ultimo posto. E mi disse no, perché qui c'è la cabina elettrica, cioè abbiamo i cavi vicino. Ho capito, ma non c'è stata un'idea, uno studio prima. Negli stati stranieri, molto spesso nei nuovi stati stranieri, sono fatti partendo dalle esigenze delle televisioni. Ma anche perché sono quelle che poi pagano tutto ma e andano avanti nella Champions League. Ma poi hanno delle esigenze diverse rispetto alla carta stampata. E in quei casi aumenta il tempo che tu passi guardando il monitor invece che il campo? No. Allora, durante il gioco si guarda sempre il campo, durante il gioco. Appena il gioco, la prima regola, perché vedi meglio, segui meglio e hai tutto il colpo d'occhio generale. Appena il gioco si ferma, per qualsiasi motivo, è chiaro che l'occhio va sul monitor, perché in quel momento il regista ti può inquadrare qualsiasi cosa. Uno di voi mi ha dato un consiglio il giorno in cui ho fatto la mia prima telecronaca, dividendo le percentuali di tempo che tu devi passare guardando il monitor il campo, e mi ha detto 20-80. Ma non c'è secondo me non c'è una proporzione. Ti dico, la regola è questa, durante il gioco, aiuta. Durante il gioco, campo. Appena il gioco si ferma, nel concetto di postazione è compreso il monitor. Nello stadio di cui stavano parlando prima, io ho fatto telecronache con un monitor che era questo, appoggiato su un treppiedi, questo, e non in HD. Quindi capite bene che se devo competere con uno che sta a casa sul divano con un 70 pollici in HD, e io che poi ti dice, freddo, ma che ti dice, io l'ho conosciuto a casa. Su un coso così in SD, magari anche con mezzo secondo di ritardo. È dura, ragazzi, è dura. La gente sta a casa e dice, quello c'era con la mia squadra, perché in realtà non vede, in realtà non ci vede. E altra cosa che sappiamo tra di noi, che è molto tecnica, che nessuno dice, perché poi dopo sembra che appunto fai lavoro tra i più belli del mondo e ti vuoi lamentare, però se il monitor fosse predisposto di base in tutti gli stadi davanti, sarebbe molto meglio. Lo stavo per dire, che averlo, se il monitor uno è qua, di qua, tu che cosa fai? Puoi dire, io ho fatto una battaglia, ti ricordi, per avere quell'HD piccolo sotto? Certo. Mi dicevano, ma alcuni tuoi colleghi vogliono quello più grande. Ma dategli quello più grande, a me basta l'HD piccolo qua. Perché? Sei in linea. Perché tu vedi qual è l'inquadratura e per esempio puoi fare quel gioco divertente che tra poco vedrete passare, cioè gli anticipi un po' quello che è. E lì dà il senso di stare sul campo, capito? Certo. Sono
sono d'accordo. Vabbè, le sedute, non c'è una volta c'è delle sedie basse, quindi sì. Se ah, non ho detto questo. Poi devi chiedere, aspetta, c'è detto con Sgabello. Riyadh, Supercoppa italiana, mattina fa l'ascolto discreto. C'è un trono. Il tavolo, io arrivavo, cioè tipo, arrivavo al tavolo così, stavo così. Capitato. Poi dove mettere io? Quindi io andavo a guardare da sotto al tavolo. Fai conto che c'era una sedia a cui io arrivavo col mento al tavolo. Ho messo un'altra sedia e ancora stavo scomodo. Milan Inter Supercoppa. Ed è meglio stare all'aperto perché respiri meglio. Non c'è gara. Ma anche per come esce la voce, come si miscela. Sì. Anche per l'audio, come arriva. L'ideale può essere una cabina aperta davanti. Bravo, bravo. La cosa bella sarebbe, la cabina aperta davanti. A quel punto sei protetto dal freddo negli stati freddi, c'hai comunque il rumore e non c'hai il riflesso del vetro, che è una rottura di palle. Avete mai sofferto un freddo? Che sembra. Io giro, io dichiaro, 40 anni giro con la stufa come gli anziani. La stufa? Io giro con la stufa. Sì. Non sopporto il freddo. Non a parte mi si paralizza sto pezzo qua, quindi proprio faccio fatica a parlare. E quindi già va male. Più c'ho freddo ai mani, ai piedi, non ce la faccio. Compromette un po' la sì, racconto, a me sì. Sei un po' condizionato. Udine freddissimo. Quindi termica sempre? No, sopra. Sai, quello il freddo purtroppo in stato italiano, cioè te lo prendi perché la postazione è aperta. Sì, ti puoi coprire al massimo che puoi, però soffri. Stando fermo. Una cosa che io con gli anni ho capito essere importante, che non la usavo mai, era la copelletta, cioè il cappellino. Fondamentale. Il cappellino ti impedisce di perdere calore, quindi ti aiuta tantissimo. Io prima non lo usavo, mi dava fastidio con le cuffie sulle orecchie, no? Uh-huh. Perché devi tenere solo sotto. Certo. Però invece adesso lo uso e mi aiuta moltissimo. È utile. Mentre invece i guanti non c'è manualità, non li puoi usare. Anche quelli che tipo touch, con cui puoi usare l'iPhone, comunque sono fastidiosi. E mi dite se un po' se avete dei riti, sia prima della telecronaca, sia prima magari di un collegamento da bordo campo, di una partita da inviato, che possono avere a che fare con l'alimentazione, con l'ascolto di qualche canzone. Qui c'è maestro. Ah, rito, a parte gli orari di arrivo allo stadio, che devono essere 2 ore e mezza prima all'estero, almeno 2 ore in Italia. Tipo il come l'aereo. Tipo il cecchino. Caffè sempre prima della partita, proprio come rituale anche di relax, diciamo così. Poi le prove, grande cazzeggio per sciogliere la lingua e per scaldare la voce prima di cominciare, almeno un 20 minuti di cazzeggio possibilmente con la seconda voce. Se arrivi caldo, quando inizia la partita sei già... Perché a volte chi trascura questa fase qui può avere, come dire, problemino di partenza. Il riscaldamento. Esatto. Altra cosa importante la partenza. È la partenza. È come per i giocatori, il primo pallone che tocchi. Cioè se parti bene, fai una buona presentazione. Quindi l'incipit proprio, come dici? Beh, tutta la presentazione, fino al calcio d'inizio. Sì, momento in cui hai fatto una buona presentazione, sei riuscito a scaricare tutte le notizie che volevi dare, sei stato fluido anche nel far intervenire la seconda voce, insomma, a parte che hai la coscienza a posto, calcio d'inizio, sei già avanti. Sarai una buona telecronaca al 90%. La cosa che mi ha suscitato più voglia di insultare le persone è quando tu c'è la prova, mentre c'è la fascia pubblicitaria, e ti fanno 2 minuti in cuffia, dici, guarda che non sono aperto. E ti fanno, no, non ti preoccupare, ti apre lui quando entrate. E tu, poi parte sei nero. E tu, guarda, che io non lavoro così. Lo so che sono aperto, tanto c'è che loro hanno paura che se tu sei aperto, anche se c'è un'onda pubblicità, per un errore di qualcuno entra qualcosa mentre stai dicendo le cose. Perché è successo. Perché è successo. E poi perché soprattutto in alcuni posti dove ricevono il segnale sentono anche fuori onda, perché non sono in faccia. Certo. Però questo ormai dopo 20 anni lo sappiamo, stai zitto. Certo. E lui ti fa, no, non ti preoccupare, parti, io perché quando facevo l'introduzione, parti con l'inizio dell'introduzione, che è un momento solenne, parti e non si sente. Lì è una roba che tu lasceresti le cuffie, scenderesti e andresti a picchiare le persone. Sì. Devo dire che una delle cose che sono cambiate, non in meglio, una delle poche cose rispetto a quando hanno iniziato loro, un po' prima di noi, è che adesso ci sono molti più contributi e contenuti prima della partita, e quindi i tempi per fare le prove sono molto limitati, e quindi veramente delle volte, cioè, o arrivi 2 ore e mezza prima e fai le cose, però lo stadio è vuoto, quindi è una prova, sì, tecnica, però a te non dà una visione e un audio di insieme,
Se no rischi di arrivare all'ultimo e ti dicono va tutto bene e poi dopo... Aggiungo a questo che molto ci si affida anche a linee internet, che a volte può capitare come l'anno scorso a PSG Real Madrid che non funzioni, quindi siamo partiti tutti con l'audio sfasato, sia noi che Sky, tutti con l'audio sfasato, poi alcuni entrati più, alcuni meno. Quello disturba. Ma è una roba che se pensi fastidio. Nel 2023, la Champions League, una cosa così importante, tutte le televisioni collegate e l'audio sia fuori sync per tutta la tribuna stampa, nel 2022 scusami era... 14 febbraio. Vabbè, i wifi negli stadi funzionano malissimo. Mm. Dipende dagli stadi. Sì, dico... Monaco di Baviera, per dire. Sì, l'altro certo, giorno. Dico in Italia. Cioè, ci sono degli stadi... Pensa che quello è già vecchio come stato. Cioè, fatto. Quello è uno stadio di quasi 20 anni fa. Ed è 30 anni avanti rispetto ai nostri. Quindi vuol dire che noi siamo indietro di 50 anni. Esattamente. Però stiamo discutendo... Esatto. Tranne per una cosa è avanti quello lì. Non bisogna mantenerli così. Tranne per l'uscita, perché quello lì è uno dei pochi posti da cui esci e non riesci ad andare a cena. Metro. Perché c'è tutto il parcheggio. Quindi hanno sbagliato anche loro. Siete mai stati protagonisti di qualche fuori onda? Perché tu prima ti riferivi a quello. Sì. Beh, uno è bellissimo, cioè, no, proprio la prima volta che ci fu la postazione a Torino, era la postazione, io ero l'ultimo posto prima dei tifosi. Certo. E ci avevano lasciato così, senza uno steward, quindi la partita ovviamente... 209. Diciamo che a Napoli stanno sotto i tifosi, e quindi quando c'è un'azione da calcio rigore, ti prendono il monitor e se lo girano loro per vedere, però tu ce n'hai due, va bene, è anche una cosa divertente. Lì a Torino era Juventus-Milan... Fine primo tempo, sta per arrivare Marchisio, io sono un po' fumoso certe volte, cioè un po' fumantino, dice più che fumoso, sta arrivando Marchisio all'intervista, io do la linea all'intervista e vedo un signore a bordo campo, vedo un signore che sale tutto trafelato per i gradoni e io penso, porca miseria, se è sentito male qualcuno vorrà che dica un annuncio, quindi io mi levo le cuffie e gli faccio, mi dica! Questo, un signore ubriaco che mi fa non ho capito ti e l'amico tuo vado a un babagno parlava così e l'amico mio era Beppe io che mi ero anche preoccupato per lui certo. Che stesse qualcuno male non ce vedo più prendo le cuffie le butto e incomincio a buttarmi verso che lui poi riscendeva le scale io gli andavo dietro gli volevo, sentito tutto. Io volevo prendere un po' di petto no allora Beppe mi ferma. Io mi ricordo che l'intervista vedo che era finita, quindi noi stavamo mentre mi rimetto le cuffie, ringrazio Dio che sto a lavorare, ringrazio Dio. Linea alla regia, si è sentito tutto. No? Scusa, ha finito la quota di aneddoti? No? Io direi che parte adesso. Perché... Ho scritto un libro, mi sto a dare un po' di perle. Facciamo così, siete a tavola, avete bisogno di far divertire i vostri commensali tirando fuori aneddoti così. No. Ognuno avrà la sua storia preferita, no? Cioè quella che si gioca in determinate... No. Sono talmente tante, adesso ci metti in difficoltà, devi darci qualche spunto. Le cose più incredibili che vi sono capitate, che possono avere a che fare con i tifosi. Io a Crotone ho pensato di morire. A Crotone c'è la tribuna costruita, diciamo, quando Crotone è venuto in Serie A, hanno ingrandito lo stadio, hanno fatto questa tribuna su delle lamine d'acciaio e a Crotone Juventus a un certo punto ha fatto gol Simi in rovesciata. E io ero in tribuna e commentavo il gol così, come sul Tagadà. È un venerdì forse, no? Era un sabato. Sabato, secondo 2-2. Me era 18, 1-1. O forse era un mercoledì infrasettimanale, pensa che ti dico. E io ho dondolato per 14 minuti, ricordi Simi, con una paura che non riesco neanche a trasmetterla quanto ho avuto paura. Ma pensavo di cadere di sotto. No, non lo so. Cioè, a me è successo Catania-Milan, non era mai successo. Infatti anche Di Gennaro se lo ricorda sempre. Che Galliani è entrato a fine partita nella nostra cabina. Robinho. Robinho è arrivato lì col telefonino, col frame di una fotografia che gli avevamo mandato da casa. Famoso gol di Robinho. Sì, gli avevano mandato la foto in cui si vedeva che la palla è entrata, però non c'era una prospettiva, un'immagine in cui veramente esatto. Si capiva che la palla avesse superato la linea bianca. Nella sua foto invece sembrava gol, e quindi perché non l'avete detto? Era la prima volta, infatti dice ogni volta ancora, adesso dopo tanti anni, ma ti ricordi quella volta che Galliani è entrato nella cabina un pazzo urlando? Non ci è mai successo, anche perché con Galliani abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto. Afoni siete mai diventati a metà delle cronache? No. Ma prima, la vigilia. C'è qualche tecnica per cortisone? Sì. Propoli, queste cose qui. No, propoli. Non serve niente. No, se sei proprio in crisi il giorno prima della partita. Allora, se sei in crisi il giorno prima della partita. Annunci, sarebbe meglio rinunciare. Esatto. Se non vuoi rinunciare, come succedeva a noi, esatto, perché insomma, non si poteva.
Ah, in assoluto non devi parlare, devi eliminare qualsiasi tipo di voce, deve riposare. Poi fumenti, grandi fumenti, che sono sottovalutati ma sono molto utili, perché sono il rimedio vecchio, ma che è una cosa che va direttamente sulle corde vocali. Quindi tu più lo fai, mattina anche della partita, due ore, pomeriggio, più le fai è meglio, e più ti aiuta. Famosa acciughina, cioè il sale ti isola un po', cioè ti permette di non sentire dolore. E è come se fosse un'anestesia. Dura poco, dura un'oretta al massimo. Però tu un'oretta prima di andare in onda riesci a, devi, come dire, triturare una specie di una pasta d'acciuga. La devi tenere un po' tipo gargarismo e ti funziona come anestesia. Allora, questa cosa qui ti dà un'oretta di autonomia, poi, e in partita, quando sei in quelle condizioni, devi cercare di non spingere, di non urlare, cioè devi tenere un po' anche lì controllo. Avremo un'esplosione di vendite di acciughe. Abbiamo una quota, acciughe. Però è una sofferenza, sei condizionato durante la partita. Allora. Sai che a me non è mai capitato. Viene la voce. Più di dover andare in grande incubo, mi capito, prima di un Real Madrid, diciamo che con la praticaccia poi ti organizzi e non ti capita più, però quello aiuta. Controllo del fisico, come i giocatori vanno avanti con l'età, meno questa è una cosa sottovalutata, sì, sembra una stronzata, ma io una volta ho fatto una telecronaca con un cardiofrequenzimetro, perché un po' per curiosità me l'aveva chiesto il dottore, abbiamo stabilito quanto si arriva. Stavo a 135, 140, 142 pulsazioni fisse, quindi praticamente sono 90 minuti di jogging, a livello basso a 90 minuti di jogging, quindi fisicamente consuma una telecronaca. Cioè, dopo un mese di europeo perdi 4-5 kg forse. No, non proprio quello, sai cos'è? Poi quando tu, la telecronaca, mi rendo conto che sono immobile, cioè non muoviamo un muscolo in telecronaca noi, no? Sei immobile. Il piede, forse. E non senti magari lì per lì, perché c'è l'adrenalina, il battito cardiaco accelerato, non senti tanto il freddo. Quella per esempio è una cosa che mi è successa. Quando finisci la telecronaca... Va in crisi. Non riesci, cioè tremi che non riesci a fermarti perché tutto l'accumulo viene fuori, compreso secondo me un po' di stress fisico grosso, specie d'inverno. Le ultime cose, condizioni fisiche buone. Ultime cose da chiedere sono: trovare il ristorante a fine partita aperto che ti aspetta. E questo è fondamentale, bravo. Perché in Champions finisce, vai via da Monaco, riesci dallo stadio a 1 di notte, trovare il ristorante aperto. Io ho forte, non c'era. In quel caso, supermercato la mattina. No, amicizie, contatti. Supermercato italiani Martini, che vivono lì e che ma a volte non c'è niente da fare. Però io sono maestro in questo. Gianluca è proprio in ogni città dove vai. Gianluca è cinturone. Abbiamo l'amicizia che ci aspetta. Vai. Cioè, ecco, in quello peggiorando, cioè si invecchia, si peggiora invecchiando. No, perché un tempo ci potevi mangiarti 7 filetti dopo una partita. È bruttissimo. Mangiare carne di notte è terrificante. Terrificante. Allora, la cena dopo, se c'è la possibilità comoda e piacevole, tipo Napoli, volentieri. Se non c'è, che o hai i ristorantacci schifosi all'estero, oppure non c'è proprio, devi andare in una bettola, la mattina al supermercato si fa spesa. Però completa proprio, almeno a me completa proprio l'esperienza. Cioè, nei due anni sono stati di Covid, in cui già le partite erano, penso, per me la cosa più difficile di tutta questa lunga parte di carriera, cioè... le partite con gli stadi vuoti, no? Certo. E alla fine di quello poi non potevi uscire, non potevi stare insieme, cioè quindi proprio ti toglie... Ecco, non potevi fare mucchio selvaggio, tu prima l'hai detto, è stata una delle prime locuzioni che utilizzavo. Libero anche mucchio selvaggio. Ma quel genere di locuzione, di espressione che poi caratterizzato il vostro modo di raccontare le partite, si improvvisa... L'ha inventato lui. Ma guarda, allora, io sono nati tanti termini che sono entrati poi nell'uso comune, tutti in modo spontaneo, per quello che mi riguarda, nessuno costruito a tavolino. Ovviamente tu dopo ti accorgi, dopo un po', che senti il ragazzino che mentre gioca al giardinetto usa il tuo termine. Allora, intanto ti viene di riusarlo perché vedi che funziona, ma non perché appunto è entrato nell'uso comune, perché funziona proprio per raccontare quel momento di partita. Cioè, nel momento in cui prendono posizione i giocatori, prima di un calcio d'angolo, prendono posizione, mucchio selvaggio veniva per semplificare in modo essenziale quella situazione. Quindi una fotografia in due parole. L'obiettivo è sempre stato quello di dire, di rappresentare una situazione in modo essenziale, cioè con una o due parole. Se funziona, è chiaro che la partita
come dire, è una continua ripetizione di situazioni, quindi è giusto ripeterlo. Certo, non abusarne quando ti accorgi che è diventato invece proprio una macchietta. Perché rischi. Allora, a quel punto ti devi frenare un po'. E devi, non dico evitarlo del tutto, ma al massimo uno. Il mio comandamento è max una volta. Lui con questa cosa ha inventato la brandizzazione della telecronaca, che prima non c'era. È venuto, sì, una cosa niente. Quasi naturale, perché certi termini poi c'è chi... funzionano perché raccontano bene quello che si vede. Poi secondo me c'è chi la copia e invece chi si mette soggezione. Per esempio, io in qualsiasi contesto dica la parola eccezionale, la dico quasi... Lo so. Così, certo. Capito? Certo. Come se stessi rubando. Come se ci fosse un copinato. Sì, ma anche non in telecronaca. Stavo in collegamento su Twitch, ho detto che Leo aveva dato una palla veramente eccezionale. Ti suonava strano. Però è verissimo quello che dice Sandro sul fatto che capita di dire delle cose, a volte anche senza rendersene conto. Ad esempio, certo. Quando parlava Fabio di forma fisica, io avendo giocato un pochino da ragazzo... Dove giocavi? Ho giocato un po' nella SPAL, centrocampista, regista, sì. Ma poco. Sempre più di me. Arrivano tutti i miei pensieri. No, lui no, lui ha giocato. No. Però, dico, mi piaceva... Mi piaceva il fatto che c'erano dei momenti in cui veramente facevi delle cose mentre giocavi e non te ne rendevi conto ed erano le cose che ti venivano meglio. E succede anche, pur non perdendo il controllo, nelle partite, no? Quindi tu magari dici delle cose perché sei proprio nella situazione ideale tua, in cui stai bene e la situazione te lo permette e viene bene, e dopo ti rendi conto che funziona. Certo. Senza averlo preparato. Una frase da dire dopo un gol, per esempio. Appunto, ti piace prepararla prima. Lui sì. Io divento accende la lanterna. La fine accende la lanterna e illumina il derby. Io accendo la lanterna e illumina il derby. Chiunque avesse segnato con un gol bello, l'avrei detto. Poi l'ha fatto Rafinha. Anch'io delle cose me ne preparo. Soprattutto cioè, non è tutto spontaneo. Alcune cose me ne preparo. Sì. Immagino. Poi bisogna renderlo nel modo più naturale possibile. Sapere quando utilizzarlo. Perché... Cioè, te magari stai vedendo una partita e ti viene in mente una cosa e mentalmente te l'appunti che può essere buona, sì, no? Sì, certo. Poi però deve arrivare il momento giusto per poterla utilizzare, se non la butti, perché se sai che è una roba forte, devi avere la pazienza di aspettare un momento giusto, molto forte. Se non aspetti un momento molto forte, la butti via. Certo. Però tu sapevi già che chiudete le valigie, andiamo a Berlino, l'avresti utilizzato in caso di... Sì, sì. Beh, quello sì, perché lo dicevo in tutte le partite, perché quella roba lì era una cosa che era nata... con Ottino, che noi tutti i giorni, prima, noi andavamo in macchina sempre io e lui, il produttore che è scomparso anni fa, e andavamo sempre in macchina io e lui nelle sedi di partite e prima di partire noi ci mandavamo il messaggio che era chiudiamo le valigie, andiamo a... è nato così, era il mio rapporto con lui e poi l'ho portato a telecronaca. C'è uno di questi slogan, di queste locuzioni, di questi momenti che vi sentite più appiccicato addosso? Cioè c'è anche semplicemente una partita, un momento... che immagino che tutti voi abbiate dei vostri highlights della carriera, no? Cioè una partita più significativa, un momento più iconico, importante. E se doveste sceglierlo, quale scegliereste? Io il mostro. Perché è stata la prima cosa che mi ha fatto... Cavani. La roba di Cavani, mi ha fatto portare la telecronaca fuori dal confine della quotidianità, della normalità. Io ho detto una cosa che mi è venuta proprio di cuore, per questo ho giocato... Zarri mise 10 riserve, e Cavani, quindi giocavano Montervino, Aronica, Pazienza, quelli del Napoli che non giocavano mai, Rosati in porta, tutte le seconde linee e Cavani, perdevano 2-1, erano praticamente eliminati, questo ha fatto 4 gol, hanno vinto 4-2, quando ha fatto il quarto gol che avevano ormai vinto mi è proprio uscito di cuore, un mostro, non era una cosa pensata a tavolino, proprio ho detto ma questo... Anch'io Napoli, ma che il nuovo di Lavezzi a Udine. Un fulmine ad entrare nel cuore di Napoli. Cioè, a me piacevano queste frasi poetiche che facevano innamorare. E quindi sul primo gol di Lavezzi, che all'inizio, sai, la prima partita a Udine, nessuno sapeva questo Lavezzi, è forte o non è forte. E lì fece un numero, un dribbling, rientrò. Sei un poeta tu. A me piaceva, sì, piaceva fare queste frasi poetiche. Anche nei gol a San Valentino, no? Capito, un gol di destro. Destro, Mattia Destro. Sì, sì. A Udine ho detto una cosa, l'ultimo, il primo bacio, l'amore. Ma quello perché dovevi rimorchiare? No? Poi hai telefonato e hai detto questo e ti ho dedicato. Ma guarda che ti ha copiato pure che adesso ha fatto l'apertura di Milan-Tottenham su San Valentino. San Valentino, era bellissima, bellissima. No, a me il gol di Mbappé a Manchester, perché lui, ad esempio, pur avendo preparato benissimo, cioè al meglio secondo me, no? Nel senso che mi era dedicato tempo, no? A quella partita, però lui era un ragazzo giovanissimo e aveva giocato poco, quindi c'erano poche cose
che erano note di lui e che si potessero sapere. Quindi lui, fra l'altro, gioca a sorpresa, perché non doveva neanche giocare dall'inizio, poi fa questo gol incredibile. E quindi viene questo, è nata una stella all'Etihad, che poi diventa, anche lì secondo me c'è un po' di fortuna, nel senso che, cioè, si vedeva che lui era un giocatore stratosferico. E dove è la fortuna? Hai detto una cosa giusta al momento giusto. Sì, però è... poi dopo, però il fatto che lui abbia quel percorso di carriera così rapido, vabbè, pure, no? Tutto è caldo, immediato, dai, no? Cioè, tutto è caldo, quello. No? Sì, la mia frase è a Berlino. Ah, sì, no, secondo me la tua frase è nome e cognome sul marcatore. Quello, sì. Quello è stato un marcatore. Ti nasce da Paolo Sergio, no? Da Ulf Kirsten. Ulf Kirsten. Tempi della Bundes, no? Bayer Leverkusen. Kirsten! Esatto. E la prima volta ti nasce, ti arriva a casa? La prima volta viene così, perché mi piaceva, a me piacciono le cose onomatopeiche, no? E quindi Ulf Kirsten mi suonava bene, e l'avevo sentito dire dallo speaker dello stadio Leverkusen. Quindi l'ho detto così. C'era uno che si chiama Stracciari, che era un produttore che per anni è stato a Tele Più, che seguiva la partita e mi disse: bellissimo se fare cose così. E allora da allora ho cominciato. È stato... Dal giorno dopo ho fatto così. Vedi che anche lì comunque non è che tu pensi lo faccio, poi esatto, lo faccio tutta la vita. Ma c'è un riscontro che hai. No, io lo penso perché pensavo che fosse figo, piace, dire certo. Nome così. Qual è il nome che ti piaceva di più pronunciare così? Andriy Shevchenko! Più di Trezeguet? Sì. Andriy Shevchenko era bellissimo. Secondo me Kirsten non si batte. Kirsten, detto questo, però Shevchenko era bellissimo, sì, perché veniva proprio scandito troppo bene, come il contropiede che dicevamo prima, sì, sull'azione, sì, quando racconti il gol. Andriy Shevchenko era tanta roba. Ma non sono legato a una cosa in particolare. Vabbè, i termini sono quelli lì, sì, la sciabolata è quella più classica. E un gol o una partita? Anche se va, dipende. Un gol o una partita? Ci sono talmente tanti. Io battezzai il dio del calcio Messi, una finale di Champions a Roma di 2009. Ecco. Quindi vuol quando dire... ho sentito adesso esaltare nel mondiale, giustamente Messi, però sembrava che fosse, come dire, scoperto adesso Messi. Ma perché se vince la Champions al mondiale sei forte. Io dissi il dio del calcio, appunto 2009 di Messi, ma poi tanti gol, Cavani, mi ricordo... che giocai molto sul Matador con la R un po' arrotata e allungata, su un gol nel Mondiale 2018, fantastico, mi eccitò tantissimo. Anche se la partita più importante, emozionante, stressante fu Milan-Juve, la finale di Manchester, che lì sentivi tutta la responsabilità addosso, perché era una partita in chiaro, in esclusiva, Milan-Juve, Noi TV Fininvest, quindi Milan, con Juve dall'altra parte. Puoi immaginarti dal punto di vista dello stress e dell'equilibrio. Grazie a Dio non c'erano i social. Pensa che culo a proposito, che non c'erano i social del Milan. Audience da 20 milioni, partita in bilico fino all'ultimo. 120 minuti. Quindi rigori, quindi uno stress prolungato. L'estate più calda del secolo, 2003. Arriva allo stadio 40 gradi, cioè. A Manchester. Quindi è una situazione molto stressante, la più stressante della mia vita, però alla fine, ecco, lì mi aiuta molto l'esperienza, perché arrivi a quella partita lì, certo, a 25 anni, fai un disastro. Sono d'accordo con te. A quell'età lì l'ho gestita bene, finita i rigori, e ricordo come fosse adesso il rigore di Shevchenko, perché... Ogni tanto quello me lo vado a risentire, anche il dopo partita, il momento della premiazione, perché fu gestita bene, secondo me, con grande esperienza. Senza l'esperienza lì si potevano fare grossi danni. Ma tu sai che ad esempio molti tifosi del Milan conoscono parola per parola, non so, quello che ti ho detto sul gol di Thomas, che citavi tu in Milan. Thomas, sì. Roba. Anche voi, cioè, avete ancora in testa... Quei momenti, ci sono dei momenti... Io ho principalmente le loro in testa, più che le mie, nel senso che comunque sono robe con sono con dei momenti, cresci, ma perché capito? Sono i tifosi che te le fanno ricordare. Adesso, soprattutto grazie a internet, cioè, sono adesso cose che vivono per sempre. Adesso le fermo e ti dicono, se tu sei la mia infanzia, fin dall'infanzia, Taccia, non me lo ricordo. Ma la vostra infanzia chi era? Non mi dispiace, questa cosa. Per me, quando io, bravissimo Martellini, bravissimo Pizzule, però per me era Enrico America. Enrico America. Siamo tutti, anche per me. Tutti allineati. Beh, quello ha cambiato che il ritmo. Che metteva il pathos nel racconto. Senso. E voi già imitavate la voce, la cadenza dei telecronisti giocando su Buteo a calcio balilla? Io alla PlayStation. Io sono pre-Subbuteo, quindi non... Io su Buteo... Pre-Subbuteo erano i pupazzetti per te. Noi giocavamo in tre, io, mio fratello e mio migliore amico. Facevamo un torneo un po' particolare, mettevamo 168 squadre all'inizio di settembre,
facevamo quindi i 64esimi di finale, di tutte le squadre avevamo scritte in un quadernone, mio fratello ancora ce l'ha, tutte le formazioni, comprese Pechino che ce le inventavamo ovviamente. Poi dice a me che sono malato perché mi dicevano, attenzione. No. Vabbè, se due giocavano, ce ne dividevamo per tre, e due giocavano e uno faceva la telecronaca. Sì, sì. E quindi si andava avanti da settembre a giugno, perché giocavi tutte le partite, fai un po' conto quante erano le partite. Noi con quattro amici, mondiale, otto squadre a testa alla PlayStation e io facevo comunque la telecronaca perché c'era poi l'audio era in giapponese, non c'era ancora Fabio a fare la telecronaca, quindi l'audio era in giapponese, diceva tipo oh no, mi ha detto Rico Ameri, io dico Ezio Luzzi, sai perché? Perché Ezio Luzzi mi faceva il collegamento della partita di Serie B, sì, sì. Mio padre ha allenato tanti in Serie B e io aspettavo la voce di Ezio Luzzi nel collegamento, vedi, ha segnato il Cosenza, il Catanzaro, quindi io chiaramente mi emozionavo alla sua voce perché mi raccontava le gesta delle squadre di mio padre, quindi, oppure era quello da studio che diceva nei campi non collegati dallo studio Roberto Bortoluzzi, esatto, Roberto Bortoluzzi, perché magari la partita di mio padre non c'era il collegamento e mi diceva che aveva segnato il Cosenza Trieste. Ecco, siamo tutti in televisione, lo possiamo dire tranquillamente, la radio è meglio, questo è chiaro, cioè, la radio è proprio troppo più bella del mondo, riconoscere ai radiocronisti Rai che ci mettevano, anche perché c'è uno stile diverso, un tempo diverso. Bisogna, come dire, non fare pause, quindi per forza di cose c'è più ritmo, però rispetto alle telecronache che si sentivano allora, con tutto il rispetto, era un'altra cosa, cioè c'era molto più vivacità, ti divertivi di più, al di là dell'immaginazione, mistero, no? Di non vedere, questo, però c'era proprio un discorso di ritmo, ma non solo perché era radiocronica e non telecronica, c'era proprio la partecipazione emotiva anche, che in telecronaca non c'era, infatti la mia prima perplessità fu quella, io in radio mi prendevano i colpi, in TV mi addormentavo, perché poi la Rai faceva la differita alle 19. Come no? Veniva sprint di un tempo. A volte si cercava di non sapere il risultato, per avere un minimo di... E niente, ti addormentavi, capito? Perché c'era un ritmo... Beh, a me dovevi rivedere l'Italia-Germania del 70. Le televisioni... A me Pizzul comunque ha segnato Pizzul. E poi non... cambiato. Sì, non tanto, non solo per lo stile, diciamo che comunque era già più dinamico rispetto... Certo. Cioè, era metà strada fra Pizzul, la Rai, diciamo, e quello poi di Sandro, era quello del Tele Monte Carlo, ma soprattutto perché ha dato respiro al calcio internazionale con più... continuità, no? Anche perché Mediaset aveva grandi eventi, ma Colombo e Caputi avevano la Coppa d'Inghilterra, la Coppa America, Bulgaria. Quindi era un po' un modo di farle diverse rispetto a quello però. E poi ti avvicinava a quel mondo lì che per noi Caputi, insomma provenienza delle televisioni locali, tutte locali, beh, ricordiamo le locali di Roma, diciamo che tutti i locali, il laboratorio delle TV locali di Roma, tutti i telecronisti sono nati lì. Molti dei cronisti sono romani, cioè almeno fino adesso c'è più la scuola milanese, diciamo, no? Da quando sono aumentati i nomi delle televisioni. 80% dei telecronisti storici sono nati a Roma e il 50% di quell'80% a Teleroma 56 in particolare. C'è più modo di fare palestra, c'è una questione anche numerica. Era una TV che guardava la qualità. Che a quel tempo, come dire, per una TV locale era un po' una cosa un po' innovativa. C'era gente in grado, competente, in grado di valutare, perché altro dettaglio che abbiamo trascurato, diciamo così, i direttori, e quindi si creò una specie di factory, no? di laboratorio dove nacquero tutti, allora in Teleroma siamo passati, io, Fabio, Marianella, Cerqueti, Riccardo Gentile, sto dimenticando, Pardo in qualche modo perché è passato nel gruppo di Michele. Mi sto dimenticando qualcuno perché eravamo 7-8, tutti a livello nazionale. Poi quindi. Oh, questi siete voi giovani, adesso parliamo per chiudere. Io ho totalmente perso la cognizione del tempo. Potremmo essere qui da 20 minuti, 40, più di un'ora. Dopo che sono andato in bagno l'ho persa. A proposito di voci, Giampiero Galeazzi, dai. Giampiero Galeazzi nel racconto delle cronache sportive, non solo calcistiche. Beh, anche però, se allarghiamo anche Adriano De Zane e poi Davide. Sul ciclismo hanno avuto e Gattai sullo sci. La più bella voce di tutte le telecronache di tutti i tempi, secondo me, Tommasi. No, Rosi. Rosi. No, Rosi, rugby, atletica leggera. Pugilato. Mennea rimonta. Pugilato per me, ecco, Rosi per me, io vedevo 6 nazioni su Rai 2. Grandissimo. C'era 5 nazioni, ma non c'era l'Italia. Allora, sì. Manca Flavio Tranquillo nel basket e l'abbiamo detto tutti gli altri sport. Tommasi Clerici. Tommasi Clerici. Tommasi Clerici, vabbè, Flavio. Flavio Tranquillo.
altri sport? Parlavamo di quelli, diciamo, più passati. Volpi, no? Jacopo Volpi, aveva un grande, grande voce, grande passione nella pallavolo. Poi Lorenzo Dallari gli ha dato una completezza anche di tecnica, di tattica che non c'era, no? Chi dimentichiamo? Nella pallavolo. Non te lo dico io. Dan Peterson, secondo me. Tommaso, che fa danni in nuoto e secondo me è bravissimo. Tommaso Megarozzi, veramente bravissimo. Caressa, Caressa non va dimenticato, telecronista di nuoto alle Olimpiadi. Mi ricordo, 2012. No? Ma se facessimo una serie TV... A proposito di Bragagna. Serie TV, 4-5 stagioni, 10 puntate a stagione. Cioè, perché, voglio dire, ci sarebbe da parlare ancora. Per ore, invece, vi saluto chiedendo, chiedendovi di dare un consiglio a questo punto. Un po' veloce, veloce ai giovani che ci ascoltano. Prima parlavamo di aspiranti telecronisti, giornalisti sportivi del futuro. Allora, qual è il punto di partenza? No, giovane deve sapere, io faccio una premessa invece, che non esiste l'ufficio di collocamento, io voglio fare il telecronista. Noi tutti non abbiamo cominciato a fare il telecronista, cioè io voglio fare il giornalista, quindi studi, fai un certo percorso, un giorno che arrivi a lavorare per una TV, puoi provare a fare, però non devi partire dall'idea, perché non esiste, capisci? Quando dici studi, cioè intendete studi giornalismo? È importante studiare, cioè è importante avere un bagaglio culturale che in telecronaca alla fine ti porti. Bravo. Non è vero, non basta lo studio specifico, no? Importante il bagaglio culturale, perché in telecronaca viene trascurato oppure rimane in mente sciabolata, ma tu parli per 100 minuti, capito? Cioè, di cose che stanno succedendo in quell'istante e devi e trovare di la avere parola giusta. Una capacità di parola, un vocabolario importante, perché è difficile, capito? Non sembra, ma e qui il bagaglio culturale tu te lo puoi fare facendo l'università, facendo scienze politiche, facendo lettere, facendo sociologia, quello che vuoi. Però devi averlo quel bagaglio e poi devi leggere il più possibile, devi allargare proprio la testa. Dopo entra la tecnica, perché sennò che è un'altra cosa. In questo anno, in questi 12 mesi, vai in onda e cominci a dire missili all'incrocio, bombardamento sul portiere. Perché sei un coglione e non sai che c'è la guerra e che parli come un coglione. Perché devi avere una visione d'insieme dalla Russia agli Stati Uniti del mondo. Oppure dici che è una partita importante, con dei giocatori importanti, con una cosa quelli però sono giocatori e allenatori. Importante, tutto importante. È tutto importante. Anche perché se non era importante, perché te ci avevo mandato la scusa? No. Quella è la prima regola. Poi dopo evitare il capovolgimento di fronte, Barbapallo, tutte quelle frasi lì che Massimo Coscione all'epoca ci ha bannato dal nostro vocabolario, e cercare di essere se stessi, cercare di copiare il meno possibile. Fare come Stefano De Grannis, che una volta che c'eravamo tutti messi d'accordo che non bisognava usare termini bellici, perché era scoppiata la guerra a Belgrado, e Stefano, ancora ci ridiamo con Stefano tantissimo, perché fece lui una telecronaca in diretta gol, mi pare, del Perugia. E a un certo punto c'è un tiro molto forte e lui dice bomba atomica di Nakata, che era giapponese. Quindi... abbiamo più di quello non si può. No, non mi permetto di dirlo, solo per Stefano, perché ne abbiamo riso per anni. Salutiamo Stefano, il grande consiglio è nel 2023 con i social e tutto quanto, se potete non fate questo mestiere, che è meglio, perché comunque è difficile. Ma non ci credi tu e non ci crede nessuno. Sottoscrivo quello che ha detto quello che ha detto. Aggiungo le lingue anche per le pronunce. Le lingue. Forvo.it che comunque aiuta. Beh sì, però le lingue anche quando si ha la fortuna, anche questo di viaggiare, purtroppo è un po' più raro perché adesso le trasferte sono un po' meno rispetto a qualche anno fa, essere a proprio agio aiuta anche poi nel mestiere, perché se ti senti bene a Londra, a Monaco, in Spagna, perché conosci... Sì, poi ci vuole anche per disposizione, dipende da dove sei nato, come sei nato, come sei cresciuto, le culturali, perché certo. Puoi anche non saperle, ma capire che il tedesco aspiri le H, lo spagnolo allunghi le... Cioè. No, ma io dico proprio anche come ti senti tu nell'ambiente, stai... Cultura, comunque. Cultura. Sembra che sia un mestiere che uno va a improvviso, invece è un mestiere che richiede una preparazione. Secondo me, tra le cose del giornalismo, quello che si prepara di più in assoluto è il telecronista, non ho dubbi da questo punto di vista. C'è quello che studia di quello di calcio, forse è il più difficile tra quelle varie telecronache. Quella di calcio è nettamente la più difficile. Io ho letto anche, mi piacciono di più i telecronisti del tennis, hanno City. No, ci sono quello del ciclismo, il momento dell'arrivo non è facile, cioè il momento è difficile. O anche adesso l'automobilismo è diventato molto complicato, la Formula 1 è diventata molto complicata. Comunque però, il mio è quello che ho detto prima, nel senso cioè di riuscire a essere appassionati e coinvolgenti, ma
di ricordarsi sempre chi c'è dall'altra parte, di non disturbarlo. Mi ha appena accettato caldo. No, appunto, Gianluca Di Marzio ha prenotato per 6 nel ristorante di un amico. Come fare post partita? Quindi continuiamo lì. Ci contavamo. Continuiamo lì davanti a una presaunina. Si mangia bene. Buonasera. Buonasera. Buonasera.